Buon pomeriggio da Damiano Checchin, siamo sempre in diretta con l'appuntamento fisso del martedì pomeriggio in compagnia di Giuseppe Schippa, storico e ricercatore, per continuare a parlare della Maddalena, del suo arrivo in Italia, del suo colloquio con l'imperatore Tiberio e della sua guarigione. Vi ricordo che potrete fare le vostre domande utilizzando la chat di Spreaker. Vi ricordo anche che il primo episodio fatto con Giuseppe martedì scorso lo potete trovare sempre registrato su Spreaker, su YouTube cercando Puro Pensiero, nel canale di Puro Pensiero, e sulla pagina Facebook Puro Pensiero. Ben ritrovato Giuseppe e buon pomeriggio. Ciao Damiano, innanzitutto ti ringrazio che mi dai la possibilità di comunicare questo messaggio che a quanto sembra insomma, abbastanza nuovo e buonasera a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano. Io faccio solo un breve riassunto, ma molto breve, della puntata precedente perché appunto ho portato dei libri, delle testimonianze, i quali dicevano che Maddalena non era mai stata in Francia. Poi ho elencato alcune fantasie che vengono da un sogno miracoloso e che naturalmente non hanno nessuna prova. Mentre oggi io parlerò dell'incontro che ha avuto Maddalena con l'imperatore Tiberio. Questo perché lo dico? Perché nel frattempo, caro Damiano, si è arricchito anche di una notizia ulteriore che ho potuto ricevere grazie a degli amici. Uno scrittore famoso che si chiama Michele d'Arcangelo, tanto per rimanere in tema, che è un giornalista e scrittore, è stato insignito anche per il premio Nobel, poi naturalmente, diciamo, non è stato più preso in considerazione perché era un fautore della protezione dei palestinesi. Quindi, chiaramente no, sappiamo tutti la storia com'è. E lui scrive, tanto per rendere l'idea, la sposa di Yeshua non è morta ad Efeso, dove tutti credevano si fosse ritirata dopo la sua fuga dalla Palestina, ma nelle vicinanze di Spoleto, cioè Umbria, dove si era rifugiata nel tentativo di sfuggire alla persecuzione delle milizie di Pilato, perché chiaramente Pilato si è sentito offeso dal fatto che Maddalena ha parlato direttamente con Tiberio, tant'è vero che poi Pilato è stato condannato a morte. Ma ne parleremo successivamente, dove è stato condannato. E dice appunto che la sua galea si è fermata davanti alle coste etrusche vicino alla Palestina, vicino a Terracina. Quindi stiamo parlando di una Maddalena che non è andata assolutamente in Francia, ma è andata a parlare con Tiberio. Questo perché, lo dico, a proposito della puntata precedente, io asserivo che il Papa Bonifacio VIII aveva la mandibola che poi fantasiosamente corrispondeva al teschio trovato in Francia, eccetera, eccetera. Bene, c'è una chiesa, Lateranense, dove la chiesa, la basilica dedicata proprio alla Maddalena è stata distrutta, però c'è una targhetta a ricordo di questo e non tutti chiaramente l'hanno notata, io purtroppo non abbiamo un modo per farvela vedere, e che è stata messa proprio a ricordo di Maddalena a Roma. Potete leggerla, non so se sarà possibile scaricarla, ma c'è, ecco, c'è tra l'altro sia in italiano che in inglese, dove si dice che erano custodite le spoglie della Maddalena a Roma, nella Basilica Lateranense. Potete andare a vederle questa targhetta, ma ci sarà modo di parlarne ancora. Quindi giustifica il fatto
che la mandibola di Maddalena era in taglio e c'era anche le ossa. Però non è tutto qui, perché altra prova che noi abbiamo del fatto che Maddalena è approdata in Italia, lo porta il Vangelo di, scusate che io sto leggendo perché naturalmente tutto non lo posso ricordare, questo dipinto che raffigura la Maddalena al cospetto di Tiberio precisamente al monastero di Santa Maria Maddalena a Gerusalemme, che è di uno stampo bizantino. Ora noi dobbiamo renderci conto che gli ortodossi sanno molto più di quanto noi conosciamo, perché il Vangelo di oddio, c'ho un attimo di amnesia, scusate tanto. Adesso appena me lo Beh, ricordo, sì, intanto vai pure avanti con... Lo scusate, ma troverò. tutti i nomi non riesco a ricordarli. Questo Vangelo è fermo, è a Santa Cristina nel Sinai, dove dice testualmente, chiaramente è in ortodosso, greco ortodosso, quindi non ne viene favorevolmente tradotto, ma dice precisamente queste parole. Al momento che muore Cristo, Maddalena dice: io andrò da Tiberi, dall'imperatore, da Cesare, e gli riferirò che cosa hanno fatto gli scempi giudei nei confronti del Cristo. E quindi Pilato poi verrà richiamato da Tiberio e verrà appunto condannato a morte. Tiberio, devo parlare un attimo di Tiberio, Tiberio nel momento in cui si svolgeva la storia di Cristo, era un fervente ammiratore di quest'uomo che sentiva, si faceva raccontare dai suoi collaboratori, di quest'uomo che stranamente faceva delle cose, diciamo, fuori dal normale. E lo seguiva costantemente, pur essendo a Roma, anzi non a Roma, ma a Capri, perché appunto era un ammiratore. Ma forse era anche, siccome Tiberio era molto superstizioso, si era allontanato da Roma, primo perché aveva paura di essere ucciso, e poi aveva una strana malattia che noi oggi potremmo configurare come una psoriasi nel viso, nel volto, non si sa di preciso. Tant'è vero che al momento appunto della morte, della notizia che era stato ucciso, lui si arrabbia, richiama Pilato e lo condanna a morte. E non solo, Maddalena, quando è al cospetto di Tiberio, gli mostra come segno di gratitudine un uovo rosso. Diciamo che questa è un'usanza greca, che quest'uovo a Pasqua, nel segno della purificazione, cioè quindi entrava la primavera e era un modo per disintossicarsi gli organi, il fegato, eccetera, quest'uovo veniva imbevuto in un'erba particolare. Questa usanza è greca che hanno appreso dai turchi e a sua volta è un'usanza che ancora conoscono molto bene gli isolani di Ischia e forse anche di Capri. Ah, Ma quindi continuano a... Sì, a utilizzarla, a usare questo tipo di... non lo so, io questo non lo so, è un'usanza che soprattutto non so come si dice, gli ischiani, no, perché l'isola di Ischia non lo so adesso come si possono chiamare, Certo. però è un'usanza che loro conoscono in questo senso. Ma la cosa ancora, diciamo così, maggiore, Tiberio, era appunto, aveva questo volto sfigurato da questa malattia che non sappiamo quello che era. Maddalena ha in mano la Veronica. Veronica, diciamo nella tradizione, è un fazzoletto che asciuga il volto di Cristo e c'è raffigurato il volto, ma in realtà,
sicuramente solo asciugato c'era del sangue. Si dice che lei gli ha posato nel viso Sì. questo fazzoletto e Tiberio è guarito. Tant'è vero che Tiberio, dopo questo, chiede al Senato che fosse questo Cristo che lui non conosce, fosse eletto a un Dio, proprio perché aveva capito del miracolo, eccetera. Non è stato accettato e va bene, lì è finita insomma la storia. Quindi Maddalena parla appunto con Tiberio. Tiberio capisce l'importanza di quest'uomo che già ammirava prima, ma dopo chiaramente aver provato nel suo corpo, diciamo così, chiamiamolo miracolo, io questo non lo so, resta il fatto che sembra che sia guarito. Chiaro che Pilato, le guardie di Pilato, hanno cominciato a cercare poi Maddalena quando se n'è andata da Capri per ucciderla probabilmente, e lei si è dovuta rifugiare appunto, come questo Michele d'Arcangelo ben descrive, nei pressi di Spoleto. Ora, la Maddalena non è sola, ha dei suoi compagni di viaggio insieme a lei, e le tracce le troviamo perché lei risale il Tevere. Essendo stata a Roma, per arrivare a Spoleto, doveva Sì. risalire il Tevere. Quando si trova a quella che oggi è la Basilica di Farfa, si fermano e poi un gruppo si ferma lì e poi Maddalena continua verso il fiume Nera, che adesso vi spiegherò perché dico che si è fermata a Farfa. Primo perché ci sono delle scritti particolari che anche questi monaci conservano. Poi perché Farfa è stata costruita sopra a dei ruderi di gente venuta dalla Palestina. Quindi questa è una conferma ulteriore del fatto che questo gruppo di persone si sono insediate in quel luogo e poi è nata la Basilica di Farfa. Perché dico queste cose? Con quale diciamo certezza? Perché Francesco, San Francesco, chiamiatelo come volete, in quel luogo andava a pregare, chiaramente in tempi molto successivi, questo è logico, però seguendo dove Francesco andava a pregare, stranamente, molto prima sembra ci fosse passata Maddalena nel viaggio a ritroso, cioè da Perugia Francesco andava verso il Lazio. Chiaramente Maddalena in tempi molto più antichi da Roma veniva verso l'Umbria. E quindi questo è anche un ulteriore, diciamo, tassello che semmai un domani ci sarà la possibilità di mostrarvelo con dei video, con dei documenti che ho in mano, chiaramente te lo farò vedere, insomma. E quindi si ferma Farfa, prende il fiume Nera, che guardate, guarda caso, Nera è la radice di Nahar. Nahar è il Nilo. E tutti i messaggi che vengono poi dati a questi nomi hanno un'origine ben precisa. E il Nera è anche il fiume di luce. Maddalena, nel suo viaggio, secondo chiaramente la storia che io vi potrò far vedere, anche se organizzeremo dei viaggi, perché chiaramente a parole uno può credere o non credere, questo per carità, io cerco la storia, non la verità. La verità ognuno ce l'ha dentro di sé e la sente o meno. Maddalena approda a Ferentillo. Ferentillo è un paesino appunto vicino a Spoleto. Perché dico questo? Perché
a Ferentillo, a parte la chiesa particolare che adesso vi spiegherò, ci sono delle mummie che sono, la tradizione vuole che sono state, si sono mummificate grazie alla terra venuta dalla Palestina. Ora, voi capite, non so se siete mai stati in Umbria, ma che la terra venga portata in Palestina e queste mummie si sono mummificate grazie a questo, non so, io non ho queste origini da dove vengono, però è la realtà, uno va lì e ve lo dicono i paesani. Ma la cosa carina è che il Ferentillo si divide in due parti. Una di queste è chiamata Materella. Materella vuol dire qui è la madre. Bene, in questo paesino c'è una chiesetta dedicata a Santa Maria Maddalena, poi riconvertita chiaramente alla Maria, Sì. e dentro c'è appunto quello che io ho accennato l'altra volta, è la copia esatta di René Deschateaux, che sta in Francia. Un amico mio carissimo, che quando uno farà un viaggio andremo lì, che è un esperto, che vi spiegherà tutti i misteri di questa chiesa, stranamente appunto è la copia esatta di René Deschateaux, solo che c'è una piccola differenza, è più vecchia di René Deschateaux di 500 anni. Anche lei, attraverso le cappelle che ci sono dentro, compongono Santo Graal. Ma soprattutto c'è anche una tomba dove ci sono dei simboli molto particolari che tradotti, in questo momento lo traduco così a parole, lì sotto nasconde un grande segreto. Naturalmente lì dentro ci dovremmo passare un'ora perché, ripeto, è una cosa che ti lascia anche a bocca aperta per una chiesetta sconosciuta. E questo amico mio è venuto da lui a trovarlo un certo Eddie Murphy. Eddie Murphy è il più grande, è colui che ha scritto le basi del libro di Dan Brown. È conosciuto in tutto il mondo. Non credeva a questa storia di questa chiesetta che era più vecchia di 500 anni, che era la copia esatta, eccetera. È venuto in Italia, è venuto lì, ha constatato questa verità, è rimasto, benché uno studioso di fama mondiale, è rimasto a bocca aperta perché appunto non si sa spiegare questa cosa. Da notare che Ferentillo è sotto un monte. Questo monte si chiama il Monte di San Michele, ma che strano, qui parliamo tutti, Michele ed Arcangelo, che scrivono cose del genere. Il Monte di San Michele sotto a Ferentillo, io non sono uno che crede molto nelle coincidenze, però onestamente tutte queste coincidenze cominciano ad avere anche un senso di verità. Perché dico il Monte San Michele? Perché questa è una cosa che potete fare tutti voi. Se andate su internet, su Google, e cliccate la linea di San Michele, voi vedrete con un compasso che la metà esatta, cade sopra il Monte di San Michele. Questo non lo dice nessuno, non lo so perché, ma basta verificarlo. Questo lo potete fare questa sera stessa voi a casa. E quindi, diciamo, questo paesino ha un alone di mistero, che ci vuole solo per descriverlo una giornata, per capire, per sentire bene questa realtà, diciamo, storica che io cerco di portare avanti. Ma non è tutto. Questo paesino, adesso non mi metto a parlare di nomi, però il Papa di allora comprò questo terreno, praticamente lo, come
posso dire, non lo fece gestire da nessun cardinale, da nessuno, Certo. solo lui. E anche questo è una cosa che lascia un pochino dei dubbi. È stato in tempi adesso più vicini a noi, a Francesco, San Francesco, eccetera, e gli è stato proibito di entrare in quei luoghi. Addirittura quei luoghi non hanno un eremo francescano proprio perché non poteva farlo. Quindi è un pezzo di terra molto ben circoscritto e molto ben conservato. Tutto lascia pensare appunto a quel famoso depistaggio della Maddalena in Francia che non c'è. Sì, perché ricordiamolo per gli ascoltatori presenti. E secondo le tue teorie e secondo ciò che promulghi, la Maddalena non è mai stata in Francia. Maddalena non è mai stata in Francia. C'è un quadro, ora voi, non so se l'avete mai visto, Maddalena, sotto c'è scritto l'approdo di Maddalena a Marsiglia. Questo quadro, che è nella Basilica di San Francesco, nella cappella della Maddalena, dentro la Basilica di San Francesco, c'è questo quadro, si dice, dipinto da Giotto, ma primo non rappresenta la fotografia disegnata del porto, di questo porto, non è certamente Marsiglia. Secondo, nella parte inferiore della barca ci sono due stemmi che uno va a vedere, sono dei stemmi di un leone, di un grifo, che sicuramente sono stemmi che a Terracina si trovano. A Marsiglia non c'è questo stemma. Certo. In più c'è ancora nella base sempre di questo disegno la croce dei Templari. E sappiamo che insomma la dice lunga tutto questo. Ma c'è ancora di più. Questo disegno si trova anche in un paesino delle Marche, in un paese bello delle Marche, che si chiama Fano, dove c'è la stessa raffigurazione fatta da un artista di Gubbio, Umbria. Quindi vedete che anche se sono tempi diversi, tutto sta girando intorno a un progetto che doveva nascere in Umbria e che io poi vi dirò, perché non a caso, Federico II dichiara che la sua Betlemme è ad Ascoli Piceno. Non a caso, la casa della Madonna si dice che sia stata portata dagli angeli, non mi ricordo qui nelle Marche, aiutatemi chi se lo ricorda, che poi invece è stata portata chiaramente dai Templari. Quindi c'è qualcosa, un disegno, che tutto veniva spostato verso l'Italia, verso questa zona, perché c'era un disegno ben preciso che Francesco, in tempi molto successivi, con Elia e con Chiara, con i Catari, e con Federico II avevano in mente. Grazie Flavia che ci specifica che è Loreto. Tra l'altro Loreto mi è. pare che ultimamente la Madonna di Loreto adesso sia portata letteralmente in aria, gira con gli aerei dell'aeronautica militare. C'è mi pare nel mese di marzo ci sia questa tradizione adesso, quindi teoricamente sta girando continuamente sopra le nostre teste. Quindi è chiaro che per giustificare qualcosa quando non è ben chiaro si dice al miracolo, no? Quindi noi sappiamo che gli angeli hanno portato questa casa, ma nessuno si domanda il perché. Che senso ha portare la casa della Madonna in Italia? Che senso ha portarla ecco, già mi sono dimenticato la città. A Loreto. Allora, io mi comincio. E soprattutto perché Federico II dice che la casa di Betlemme sarà Ascoli Piceno. Ma che cosa c'è dietro a tutto questo disegno che tutto riconduce nel centro Italia? Forse perché c'era stata già Maddalena e perché c'è qualcosa.
qualcosa di più che io naturalmente ci vuole tempo e vi dirò ma con calma, io penso proprio di sì. E non è poi un grande mistero, non è poi un grande mistero, perché conoscendo a fondo, per quello che ho potuto, la vita di Francesco, di Elia e di Chiara, tutto questo è un disegno ben preciso che io spero, ci saranno altre puntate, e per qualcuno sarà veramente sconvolgente. Voi pensate che nel Medioevo, ora lasciamo un attimo Maddalena, perché tanto dobbiamo andare lì per vedere, altrimenti uno neanche si rende conto, ma voi pensate che nel Medioevo c'è la guerra delle reliquie? No, ora io ti do una chicca, no? Tra i veri e i falsi ce ne sono stati tanti, ecco perché sta povera Maddalena, ci sono le ossa dappertutto, anzi dimenticavo, ecco una cosa importante, a Sinigaglia, siccome una contessa di Sinigaglia ha sposato un marchese della Provenza, questo dice che gli regala due ossa della Maddalena, a Sinigaglia ci sono anche lì le ossa di Maddalena. Ora io penso che, povera donna, no? Stiamo viaggiando sul macabro, veramente. Sì, però c'era questa cultura del macabro nel Medioevo, ma sì. Ancora adesso con le reliquie, sì. Il Sant'Antonio dove c'è la mandibola, oppure comunque le reliquie nella religione cristiana sono tenute in grande considerazione, almeno... Certo. No, a Sant'Antonio c'è la lingua, credo. C'è la lingua, ma mi pare ci sia anche un pezzo di mandibola. Sì, cioè... non lo so, non sono... Anche perché Sant'Antonio, poi ve lo spiegherò, è stato fatto santo non perché sia stato così edificante nei confronti della popolazione, però ve lo dirò in seguito. Era un seguace di Francesco, poi ha girato le spalle al momento giusto, però va bene, parleremo. Anche perché con la prossima volta entriamo in quello che è veramente il cuore del messaggio, che riguarda sia Maddalena sia il Cristo, ma in tempi appunto medievali, quindi tempi molto più avanti, più recenti. E, oddio, dove ero rimasto? E quindi... Vai. Dimmi, scusa. No, vai pure. Stavi parlando della Maddalena, delle reliquie e dei... Stavi parlando, sì, di Senigallia, della contessa, sì, che aveva le ossa. Le ossa di questa. Sono in una chiesa anche lì, adesso uno dovrebbe veramente andare lì e girare, eccetera. Però due ossa non dicono niente. Sappiamo che nel periodo delle reliquie c'era una guerra. Chi possedeva un chiodo, un pezzo di legno o delle ossa era motivo di pellegrinaggio e quindi motivo di soldi a rimpinguare le casse vaticane. Questo era più che logico. E noi questa cultura ce l'abbiamo ancora, no? L'abbiamo, come dici te, l'abbiamo portata avanti fino adesso, come se per cui, vabbè, è una superstizione, io l'accetto, per carità. Quindi Maddalena, tornando un attimo indietro a questa zona di Ferentillo, è una zona veramente magica. Voi pensate che al momento delle inquisizioni e della persecuzione catara, e ora non parliamo più di Maddalena, al tempo di Maddalena, ma al tempo di Francesco, c'era una croce che ardeva ogni 50 metri e Ferentillo si trova a 30 km da Spoleto. Bene, ogni 50 metri c'era una croce che ardeva, e questo ve la dice lunga la persecuzione di catari che hanno subito, e che poi vi spiegherò perché Francesco entra in questa storia dei catari, ma lo faremo in puntate, in altre puntate. Quindi questa zona è veramente, per chi è una persona spirituale, almeno io ho accompagnato, ormai sono 5 anni che faccio questo pellegrinaggio, chiamiamolo così, con l'apporto delle persone a vedere, a toccare con mano certe cose, tutti dicono appunto che è una,
prigione soffocata dal dolore. Proprio si sente la pesantezza di queste sofferenze enormi che hanno certo. subito queste persone. Ora, lì c'è anche un paesino che si chiama Umbriano. Umbriano e insieme a Monte Galenne erano le due ultime roccaforti catare in Italia dove custodivano un grande segreto. Umbriano aveva le reliquie della Maddalena e Monte Galenne ne parleremo più avanti perché sennò poi non solo mi perdo in tutto questo meandro della storia perché sembra facile, ma riordinare in mezz'oretta tutto quanto, cercare di far comprendere, per me è molto, molto difficile, soprattutto se non ho delle slide, delle fotografie da mostrarvi, eccetera. E, mentre invece Monte Galenne... Sei comunque chiaro, non preoccuparti, vai pure avanti nella tua esposizione. Io lo spero, perché credimi... Comunque se qualcuno vuole fare una domanda e ha qualche dubbio, abbiamo Flavia che è una tua... ascoltatrice, una seguace. No, sì, seguace non mi piace molto come termine. No, io sì, era uno scherzo. Sì, benvengano le domande perché mi permettono proprio per me cerebralmente di aprire delle finestre e spiegare meglio, capisci? Ma posso chiederti una cosa io? Quando è approssimativamente che c'è stata questa congiura nei confronti di Maddalena, questo cambio di direzione storico? Allora, tutto risale ufficiosamente, ma ufficialmente al 1956. Quindi in tempi recentissimi Maddalena era sempre stata considerata, diciamo così, una meritrice, no? Per cui comunque la presenza di Maddalena nel papato era motivo di fastidio. No, capite bene? Certo. Perché in un mondo fatto di santi, di puri, di vergini, Maddalena era considerata una meritrice fino a poco tempo fa, poi è stata, diciamo, rivalutata. Sì. E adesso, voi dovete capire che le cose si rivalutano quando le cose sono sopite, sono passate, non ci pensa più nessuno, e allora vengono rivalutate. No, tanto ormai non dà più fastidio a nessuno perché Maddalena è in Francia e quindi sembra apparentemente che è in Francia, quindi si può anche rivalutare questa figura. È chiaro che era una figura scomoda, una figura che è stata a Roma, che ha parlato con Tiberio, che ne parla anche i Vangeli. Io spero che Flavia forse si ricorda in questo momento, un momento di amnesia del Vangelo di... Aspetta che Flavia ti fa anche... No, Flavia, pardon. Scusa, c'è Manola, buonasera Manola, che ti fa una domanda. Quindi se te la leggo e... Maddalena è stata la moglie di Gesù e si parla della discendenza di loro. Cosa intende per questo? Grazie. Cosa si intende, perdon? Allora, prima di tutto, per moglie non è così, perché il matrimonio non era così come si intende oggi, quindi non era sua moglie, era la sua compagna. Il famoso bacio in bocca, dovete tenere presente che i primi cristiani, i primitivi, il cristianesimo primitivo, e adesso io non vorrei entrare sotto un aspetto molto, molto più pesante, però tenete presente che dopo la cerimonia della riunione in chiesa, chiamiamoli così, nelle riunioni loro, i primi primitivi cristiani, tutti i presenti si baciavano in bocca. Quindi... Scusa, Flavia mi ricorda che è il Vangelo di Nicodemo. Grande. Grazie. Flavia. Io ringrazio la Flavia perché purtroppo mi dimentico, ripeto, i nomi sono talmente tanti che non, tutti in mente in mezz'ora non mi vengono. Il Vangelo di Nicodemo è fermo e io ho anche come si dice, la pagina e dove è scritto, per cui nel momento in cui ci si vedrà o potrò farvelo vedere con le slide eccetera, vi renderete conto.
altro, lo dice anche il Vangelo di Gasparre. Vedi che adesso mi ricordo piano piano. Dice appunto di questo incontro con Tiberio di Maddalena. Oh, per Vangelo non significa, come lo intendiamo spesso noi, un librone, può essere anche una lettera, può essere un documento, non è detto che deve essere una Bibbia, tanto per intenderci. Vangelo vuol dire uno scritto, vuol dire qualcosa di scritto, la parola giusta. Quindi a volte anche le parole, io mi pare, no, da te non l'ho fatto, feci una conferenza appunto sulle parole pesanti, che tradotte in maniera corretta hanno tutt'altro significato. Sì, scusa se ti interrompo, se vuoi completare e anche concludere, la Manola chiedeva che cosa si intende per discendenza, se esiste scusa, poi una discendenza, perché sì. Io non lo so. Manola, scusami. Nella chiesa di Ferentino, questa chiesetta appunto che è la copia esatta di René de Chateau, c'è questo mistero di questa tomba che io poco fa ho detto, e c'è anche la raffigurazione di una Madonna, di una Maddalena incinta. Ora, nella tomba, si dice, non la fanno aprire, non è mai stata potuta verificare, ma non so poi come si potrebbe fare, però si dice appunto che lì ci sia la figlia di Maddalena, la tomba. Quindi abbiamo delle ossa custodite ad Umbriano, una tomba dentro la chiesa, dentro questa chiesetta di Sara, Flavia, correggimi se io sbaglio, perché ho capito che Flavia è informatissima. E ripeto, è tutto da vedere, portarvici, perché è veramente toccante questi luoghi, questo posto. Quindi, Manola, penso che se non vado errato l'hai toccato con mano questi luoghi. No. E quindi ecco, tutto si sta concentrando intorno a Umbria, Marche, e non a caso, voi fate, Francesco inventa di sana pianta il presepio a Greggio, un altro paesino ai confini tra Marche e Umbria, credo, e Lazio. E se voi guardate l'invenzione di Francesco, è i pastorelli con le pecore addosso, delle casette particolari, lo stesso bue asinello nel deserto non ci possono essere, cioè non era così raffigurato in Palestina, no? Ci sono i pastori con le pelli addosso, che è freddo, quindi stiamo parlando di tutta un'altra cosa. Ma, e ripeto, entrerò nella storia di Francesco in seguito. Perché dico che Francesco è agganciato a questa storia di Maddalena e del Cristo? Perché lui sapeva perfettamente quando è andato in Israele ha parlato con Al-Kamir, sultano, maestro Sufi, e lì insieme a frate Elia hanno appreso moltissime cose sulla vita del Cristo, della Maddalena, della spiritualità intesa in modo completamente diverso da quello che era da noi. E da lì che quando tornano, nasce questo grande progetto che io dico, per carità, non voglio mettere in dubbio le verità degli altri, dico solo quello che io sento e quello che ho visto nella storia, nel seguire questa storia ormai da 5 anni. Quindi ne sapremo ancora di più quando parleremo di Francesco nella storia di Maddalena. L'importante è che voi
avete ben chiaro questo percorso. Allora, Vangelo di Nicodemo e di Gasparre dicono che Maddalena è andata a Roma. A Roma Tiberio parla con lei e c'è un quadro a Gerusalemme, a Santa Maria Maddalena, dove appunto è raffigurata la Madonna che parla con l'imperatore. C'è questa ammirazione di Tiberio nei confronti di questo uomo strano, di questo Cristo, delle sue imprese, però non lo conosce, si faceva raccontare. C'è questo Tiberio che appunto da una malattia, diciamo, misteriosa, guarisce attraverso questo fazzoletto che si chiama Veronica. Per non parlare chiaramente direi delle altre cose, a Capri c'è una villa chiamata San Michele, Arcangelo. Quindi stiamo girando intorno a qualcosa di storico, di notevole, che non ha niente a che vedere con la Francia del sogno, della mandibola, delle ossa che non erano della Maddalena, ma erano di Maddalena, una suora che era lì nella grotta per sfuggire ai Saraceni. Ma insomma, è concretamente cominciamo ad avere delle prove, Nicodemo, Gasparre. Il fatto che lei sia a Farfa, ci sono degli insediamenti pre-cattedrale che sono palestinesi e quindi qualcuno è venuto da lì. C'è la chiesa di Maddalena a Ferentillo, abbiamo questi misteri delle mummie, abbiamo questi messaggi di questi nomi dati a questi fiumi, il Nera, Nahar, Luce e Nilo. E quindi insomma, non è che poi alla fine tutte casualità non possono essere. Voi pensate che io nella ricerca sono un camperista, mi sono fermato a Fiorentino quando cominciai queste ricerche perché poi vado a verificare anche, diciamo, con mano se è vero prima di dire certe cose. Mi fermai su una bettola, non c'era nessuno perché sono quattro case. È una stupidata, però nel vedere il menù c'erano i cannelloni di Maddalena. Ho detto, ma come mai qui, in mezzo ai monti? L'ho chiesto al gestore, il gestore mi ha detto, ma non lo so, era una ricetta di mio padre, di suo nonno, e lì si perde nel tempo. Ma voi sapete che le tradizioni spesso e volentieri hanno un fondo di verità molto, molto grosso. Io non lo so quanto tempo ancora, non ho con me In realtà non c'è un tempo, noi siamo molto interessati a sentire le tue argomentazioni e comunque io direi che ci ritroviamo la prossima settimana, sempre il sì, martedì, se a te sì, fa certo. piacere, per continuare questi argomenti affascinanti e Io ecco, particolari. questo tengo a sottolineare, molte persone mi dicono, ma la storia, se fosse vera quello che sto dicendo, voi rivedrete che rimetterete in gioco un certo modo di sentire la spiritualità, perché io parto dal concreto, di una ricerca concreta per tirare fuori una spiritualità completamente nuova, completamente moderna, completamente attuale. E questo è importante perché sennò rischiamo di perderci dietro ad una mentalità che io chiamo cattolico-giudaica. Ed è facile scoprire chi, non volendo, fa della spiritualità, ma ripetendo sempre e comunque quella cadenza cattolico-giudaica, perché noi ce l'abbiamo nella nostra cultura. E allora bisogna uscire da lì. Bisogna veramente uscire da lì e capire il messaggio che Francesco, Chiara, tra l'altro Chiara la protettrice delle telecomunicazioni, cioè aveva la preveggenza dall'alto, si Ah, dice, e guarda non lo caso, sapevo. Non ecco sono qui. mo molto ferrato io con la geografia. No, ma io parto, cioè, sai,
torniamo sempre lì, dalle tradizioni. Se le tradizioni hanno sempre qualcosa di verità, no? Beh, sicuramente. Adesso quando vi dico Pilato, quando è stato condannato a morte, c'era un luogo che i condannati a morte li portavano lì in autunno, cioè l'inizio inverno. E venivano lasciati lì, se non erano uccisi dai leoni, dai leoni, dai lupi, dal freddo, eccetera, avevano il diritto di campare. Bene, questo paesino è Castelluccio di Norcia. Bellissimo. Se voi andate lì, sentirete parlare del paese dei dannati. È una tradizione, ma il paese dei dannati perché? Perché alcuni si sono salvati e hanno cominciato ad organizzarsi e creare questo paesino. Sopra questo paesino, tanto per parlare di tradizioni, ci sono i laghi di Pilato, dove si dice che Pilato sia morto lì. E la quarta regione della romana era la Nurzia, cioè Norcia. Quindi venivano portati a Norcia, portati a Castelluccio e abbandonati. Se resistevano l'inverno erano salvi, non resisteva quasi nessuno. Ecco perché allora cominciamo a vedere Pilato a Umbria, la Maddalena a Roma, poi si risale. Allora c'è qualcosa di concreto. Mi segui come ragionamento? Sì, certo, ti sto seguendo. Quindi non stiamo parlando di pura e semplice fantascienza che sta Maddalena da Efeso, ma io sono stato a Efeso, da Efeso in Francia senza timone, senza cibo, senza vele, arriva Marsiglia. Ma avete capito che razza di viaggio che è? Solo miracolo. E la Chiesa si salva sempre. Quando dice un miracolo, nessuno dice, non può dire più niente. È un miracolo. E che vuoi dire? Sì, è vero che comunque le cose un po' stanno cambiando perché le persone sono interessate a sentire. Una volta era anche improponibile parlare di quello che parli te. Poi ognuno ha le proprie idee e, per carità, certo, non è che tu hai la verità in mano, però ti porti una nuova prospettiva di comprensione. E ho notato che adesso sì, c'è più apertura. Anni fa saresti stato censurato immediatamente. A rogo, sicuramente. Sì, anche a rogo, dai. Come un novello Giordano Bruno. Guarda, chi ha partecipato ad una mia conferenza all'Hotel Lenori ad Assisi, e allora c'erano credo un'ottantina di persone, quando sono uscito, chi aveva la macchina rigata e tutte le gomme a terra era la mia. Perché dovete tenere presente, chi ha visto Dan Brown o il film, ha letto il libro, tenete presente che non ci sono dei pazzi, degli si dicono infervorati, invasati, sì. Invasati, e quelli sono forse anche più pericolosi. Quindi, sì, spesso e volentieri mi dicono, ma tu non hai paura? Io ho iniziato 5-6 anni fa, grazie ad un frate che mi ha dato dei documenti riservati e che erano custoditi in Bassa Sassonia, pensate, in Germania, dove naturalmente io mi sono molto preoccupato di metterlo in mano al notaio, perché se dovesse, in qualche modo, speriamo di no, ma dovesse succedere qualcosa, questi documenti ci sono. E l'ho fatto vedere anche una volta su Facebook, ho tirato fuori l'articolo del Messaggero, perché io sembro, però sono molto concreto su certe cose. Sono stati, la prima pagina io l'ho messa all'asta, fatta mettere all'asta da un antiquario in Francia, per capire se era autentica la carta, l'inchiostro, e capito tutto, certo, che non è che posso andare a fare la figura scusate la parola, dello scemo, e magari sto frate, ho detto, c'ha 82-83 anni, magari. No, è risultato non solo autentico, è stata venduta, è stato dichiarato che il resto tiene un personaggio umbro sconosciuto, perché questo uno ha mantenuto fino a più che possibile l'anonimato, ed è stato
messo sul Corriere della Sera, sul giornale, ne hanno parlato, quindi sì. Cioè, ci sono delle prove tangibili di quello che dici. A parte che, ripeto, io ti conosco anche di persona e quindi ti ho invitato perché so magari cose che sono più difficili da dimostrare qui in un podcast. Però potrebbe essere un buon inizio per, appunto, per fare delle conferenze di persona o fare dei pellegrinaggi, diciamo, dalle tue parti, dove tu potresti spiegare dettagliatamente quello che sai. Sicuramente, io ti ripeto, sono 5 anni che lo faccio questa cosa, le persone che vogliono toccare con mano, perché molto mi dicono, siccome c'è gente che organizza viaggi in Francia, no, è chiaro che in qualche modo do fastidio, perché dicono, dice questo, si alza al mattino e dice che non è in Francia. In Francia, ripeto, i libri e i documentari attestano che non c'è nessuna documentazione che la Maddalena sia stata in Francia. Leggete il Santo Graal edito da Fabbri, guardate un documentario, la storia della Maddalena, l'ha fatta un inglese ma giorni fa, è stata fatta anche per giorni fa, mesi fa per televisione, quindi non sono io che dico che non è in Francia, ma una volta che uno ha attestato, questi studiosi hanno detto che non è in Francia, beh, vediamo dove è andata. Ora io porto questa teoria, poi no. Curarsi che il Vangelo di Nicodemo, di Gaspare, si sbaglieranno, non lo so, però sono documenti. Beh, è sempre bello però avere anche un altro punto di vista sia sulla storia che su quello che ci accade, quindi a mio parere è sempre affascinante sentire dei pareri differenti da quelli che sono... No, ma non io ripeto sempre, quando dico queste cose, come l'ho detto a te, di altre problematiche, non deve essere una guerra, no? Uno non si deve, visto che a te si sono alzati, offesi, andate via alcune persone. Mi ricordo, è stata bella perché era pieno di gente, mi ricordo ancora, e si è divisa la sala a metà, e alcuni si sono alzati e se ne sono andati, poi beh, logicamente quelle persone probabilmente hanno ben altri problemi, non è per quello che hai detto tu che si sono alzati. Tra l'altro parlavamo di sessualità, quindi è chiaro che qualcosa è stato un po', ha stravolto un pochino, no, quello che è la consuetudine della parola, sensualità, erotismo, eccetera. Però va bene, succede questo. Ma l'importante quando si fanno queste cose è collaborare, non mettersi in contrapposizione, ma arricchire il dialogo. Tutto qui. Capisci? Io non mi metterò mai a dire a uno, tu no, dici cavolate. Le sento, se le sento col cuore, che possono essere vere, che ripeto, queste documentazioni ci sono. Sono a Santa Caterina, sono a Gerusalemme, sono a Farfa, sono a Fiorentillo, quindi non sto parlando alla Luna, ecco, tanto per intenderci, non parlo di miracoli, non parlo di tutto questo. Certo. E ti ripeto, quando parleremo di Francesco capirete quanto Francesco amava la figura di Maddalena, lasciamo stare del Cristo perché questo è naturale, e dovunque lui andava a pregare, stranamente, era stata Maddalena. Quindi seguendo le preghiere di Francesco ho riseguito a ritroso il percorso di Maddalena che ha fatto molti anni prima. Bene, io direi che per quest'oggi sei stato estremamente esaustivo e rinnoverai l'appuntamento per martedì prossimo, sempre alle 18, se ti va bene, per continuare e questo splendido percorso affascinante insieme. Parleremo quindi di Francesco, perché bisogna parlare di Francesco per capire appunto Maddalena e il Cristo, ripeto, e il Cristo, perché e ricordatevi sempre le reliquie nel Medioevo. Ora vi lascio solo con un interrogativo: nel momento di cui c'è la caccia alle reliquie, quali sarà la reliquia delle reliquie, quale poteva essere? Ecco, questo ve lo lascio con questo interrogativo. Per la prossima volta. Va bene. Va bene. Un saluto a tutti, ringrazio chi mi ha ascoltato, se avete qualche domanda fatela tranquillamente, oppure preparatela per la prossima volta.
Io ti ringrazio Giuseppe per essere stato mio ospite e ti aspetto per la prossima settimana, sempre alle ore 18, nel podcast di Damiano Checchin, cioè il mio. Vai Damiano, ciao, ciao a tutti e grazie per la pazienza dimostrata. Grazie Giuseppe e buona giornata. Anche Anche a voi, ciao. questa diretta è arrivata alla fine. Io ringrazio tutti i miei cari ascoltatori, ringrazio Giuseppe. E ci risentiamo la prossima settimana con Giuseppe, ma avremo tanti altri podcast da proporre durante questa e durante le settimane a venire. Un saluto, cari amici, da Damiano Checchin. Grazie.